Ciao a tutti, ve lo dico con assoluta sincerità, non mi aspettavo assolutamente nulla da questo evento, tant'è vero che non mi sono nemmeno posto il problema di osservarlo in diretta come in passato, ma, come sempre, c'è un ma quando si parla di Kingdom Hearts. Una saga che chi mi conosce ormai lo sa, io amo, così quanto non la sopporto più. Ciò non toglie che ogni volta riesce sempre e comunque ad emozionarmi. Senza perdere altro tempo in chiacchiere, quindi direi di iniziare con la mia analisi, le mie teorie e i miei commenti su quanto ho visto. Partiamo con Dark Road. Non mi soffermerò su quanto visto o sulle teorie che ne possono venire fuori. Vi ho promesso un video commento sul finale di Union Cross e su Dark Road, quindi terrò questi dettagli per quell'occasione. Una cosa voglio dirla però, perché si riallaccerà al titolo successivo. Ho personalmente trovato orribile la mossa di chiusura della parte giocabile di Union Cross, gioco nel quale moltissime persone di tutto il mondo hanno investito ore e ore di gioco, soldi e non ultimo, cuore. E veder cancellato tutto in un singolo aggiornamento mi è sembrato a dir poco vergognoso. Dark Road poi, che senza un briciolo di sforzo in favore del mai troppo condannato guadagno facile, riproponeva il vecchissimo quanto fallimentare gameplay di Kingdom Hearts Key, il predecessore embrionale di Union Cross che uscì solo per browser e mai fuori dal Giappone. E anche Dark Road subisce lo stesso trattamento di cancellazione della sua parte giocabile e nella quale, spero per pochi, è stato comunque investito quantomeno del tempo prezioso. E Dark Road vedrà la sua chiusura in agosto 2022, fatta a quanto pare di sole cutscene, che andranno finalmente a spiegare il passaggio di Xehanort al lato oscuro della forza, che sembra una frase meme, ma più avanti vedremo che forse non lo è più. Agosto 2022, quindi con quasi un anno di ritardo su quanto promesso precedentemente. Ma finalmente vedremo la definitiva parola fine ai fallimentari gacha di Kingdom Hearts targati Square Enix. E invece no. Invece, siccome Union Cross non ha chiuso praticamente niente, lasciando inspiegato l'enorme buco narrativo dalla fondazione di Scarlet Kylum da parte di Ephemer all'inizio della storia del giovane Xehanort, ci tocca a quanto pare un altro titolo mobile. Stavolta in grafica 3D, la grande evoluzione. Verrebbe da pensare, considerato che una certa azienda cinese ha dimostrato cosa può essere un gacha a download gratuito. E parlo di evoluzione sia a livello grafico che a livello di gameplay. Invece quello che abbiamo davanti è un titolo che, per quanto provvisorio, e quindi spero sinceramente di rivedere il mio parere al riguardo, si presenta con una grafica da titolo mobile, sì, ma per i cellulari del 2010 al massimo. Con un gameplay che sembra voler schivare le animazioni di qualsivoglia elemento su schermo, in favore delle sole banali e riciclate animazioni del protagonista, che stavolta non userà le medaglie né le carte, no, userà le statuette. Non so voi, ma la mia voglia di scoprire gli eventi narrati in questo gioco, vedendo Brain fare capolino dalla finestra, è tanto alta quanto è bassa la voglia di giocarlo. Ma ripeto, io spero di ricredermi. Lo spero tanto. Sicuramente in qualche modo proverò la closed beta questo autunno, quando per ora si ripromette di essere disponibile. Ma adesso parliamo di ciò che davvero non aspettavo, anche se a conti fatti sono già passati ben 3 anni dall'uscita di Kingdom Hearts 3. Ed eccolo mostrato per la prima volta, il titolo del nuovo arco narrativo, The Lost Master Arc, l'arco del maestro perduto.
自分が望む結末ではなかったと絶望するのなら他の世界に退場すればいい。選択肢は無限にあるはずだ。Le parole che accompagnano le prime immagini sembrano riferirsi più al pubblico che a qualcuno all'interno del gioco. È quasi come se Nomura stesso stesse parlando ai fan, o meno, di Kingdom Hearts, dopo il finale di Kingdom Hearts 3 e, o, di Remind. Se questo non è il finale che desideravi, se ti porta disperazione, allora lascia questo mondo per un altro. Le tue opzioni sono infinite. Come a dire, se non ti è piaciuto questo gioco, gioca a qualcos'altro. Le tue opzioni tra cui scegliere sono infinite. Che mi fa sorridere perché mi ricorda una frase che ho sempre detto quando si parlava di Kingdom Hearts, o più in generale quando mi riferivo a chi della lamentela a tutti i costi ha fatto praticamente il proprio stile di vita. Ovvero, ragazzi, non ve l'ha prescritto il medico di giocarci. Potete anche non farlo se vi fa tanto schifo. E niente, quindi si parte benissimo per quel che mi riguarda. Nel cielo si sta formando un ammasso di oscurità e, guarda caso, proprio in quel momento si risveglia Sora, come vedremo più avanti. Il cuore risiede nell'anima, che di rimando è guidata dal destino nel luogo che gli spetta di diritto. Più o meno la tradurrei così. Vediamo quindi una foresta, che Twitter mi fa notare che potrebbe essere la foresta di Endor, da Il ritorno dello Jedi. Possiamo infatti notare un dettaglio che sembrerebbe provenire da un cosiddetto AT&T, quindi effettivamente i contratti con Disney verranno aggiornati includendo le opere della Lucas e magari anche qualcosa della Marvel. Facile di sì, ma vi dirò più avanti come mai lo penso. Ecco Sora che si risveglia bello comodo su un divano. Il setting è facilmente riconoscibile, anche se più scarno, e alcuni diranno realistico. Siamo a Tokyo, cioè, volevo dire a Quadratum. Al risveglio di Sora si accompagna una vecchia, importantissima conoscenza, la sorella perduta di Lauriam, Strelizia. E qui possiamo già capire quindi che se muori, per così dire, nel regno delle fiabe, ti risvegli nel mondo dell'irreale, a Quadratum, quantomeno se sei un portatore del Keyblade. Quadratum, che guarda caso, è un mondo che ricalca il nostro, quello della realtà. E mi tornano alla mente tutte quelle teorie che vedono Sora come il grande sognatore o il protagonista di un sogno molto più grande di lui, come mi è sempre piaciuto pensare. I rimandi alla storia infinita io continuo sempre a vederli. Il mondo delle fiabe che racchiude i sogni e le speranze e il mondo della realtà, il cui freddo cinismo dà origine al nulla, un'oscurità senza limiti che distrugge tutto il mondo della fantasia. In Kingdom Hearts abbiamo perfino il mondo dei videogiochi, quello digitale, che sembra faccia proprio da ponte tra queste due realtà. Vedremo, ma diamine, se sembra andare sempre di più in quella direzione. Non trovate? Ad ogni modo, che bello! Strelizia, che bello rivederti, cuore preziosissimo, la cui importanza ho sempre sottolineato, se ricordate. Meraviglioso rivederla, dico sul serio, senza nulla togliere al resto, ma questo per me è stato in assoluto il momento più emozionante del trailer. Oh, che carina. Sei stato addormentato sin dal tuo arrivo in questo mondo 7 giorni fa. Ok, a parte il numero magico che ritorna a gamba tesa, il fatto che Sora sia stato addormentato mi coinciderebbe non poco col fatto che Riku, è bene ricordarlo, è andato a cercarlo e che sempre Riku è il Dream Eater di Sora. Non lo sottovaluterei, questo dettaglio. Ah, ma Strelizia, c'ha i soldi. Aoyama, signori miei, uno dei quartieri di Tokyo dove le case costano di più. Aoyama resta sempre nell'area ovest centrale della città. A nord abbiamo Shinjuku, dove si affacciava il maestro dei maestri, in cima all'edificio, sede di Square Enix. A ovest abbiamo Shibuya, dove si svolge tutto The World Ends With You, che però ormai sappiamo non essere più principalmente canonico,
all'interno dell'universo di Kingdom Hearts. Ma qui si svolge anche il combattimento contro Yozora alla fine di Remind e la parte riguardante Sora nella cutscene finale del DLC conclusivo di Kingdom Hearts 3. Al centro di tutto questo, più o meno, l'edificio inconfondibile che troviamo nella copertina di Kingdom Hearts 3, l'Entity Dokomo Yoyogi Building. Ma geografia di Quadratum a parte, proseguendo col trailer, scopriamo che questo mondo, considerato per gli abitanti del Regno delle Fiabe come una sorta di al di là, è in verità pieno di vita e che i suoi abitanti non sono consapevoli del luogo da cui Sora e compagnia provengono. Lo vedremo molto bene nella reazione generale delle persone alla comparsa dell'evoluto Darkseid. A proposito, avete notato il dettaglio della serratura composta dal retro dei cartelli stradali? Carino, no? Insomma, il Darkseid si forma pienamente e sparge il panico tra le strade fin troppo vuote, scarne e grigie di Quadratum. Ma tornerò più avanti su questo concetto. Tutti fuggono quindi, tranne Sora, che accorre contro l'Heartless puro sangue. E qui il gameplay con tanto di HUD. Allora, mi sembra ormai inutile nel 2022 distinguerci ancora tra chi ciecamente si fida di questi primissimi trailer e HUD incollati sullo schermo e chi invece detrae sogghignando dal team di sviluppo di turno accusandolo di calunnie e falsità. Lo sappiamo che queste sono immagini provvisorie che probabilmente, anzi sicuramente, verranno modificate e riscritte 300 volte prima che esca il gioco. E meno male, aggiungo io. Quindi non stiamo nemmeno a ragionarci sopra, anche perché Kingdom Hearts, spin-off a parte, che sono sempre discutibili, nei suoi titoli cosiddetti numerati ha sempre dimostrato di essere un titolo dalla componente gameplay divertente e volendo anche stimolante. Quindi la mia fiducia da questo punto di vista sicuramente non verrà a mancare. Un paio di novità le vediamo però. Anche in Kingdom Hearts compare il rampino. Sora infatti usa la catena del suo Keyblade per agganciarsi e agganciare oggetti o sporgenze. Inoltre vediamo una fusione dell'arma del nostro eroe in una sorta di trivella che avrà fatto sicuramente sorridere tutti i fan dello studio Trigger e in particolare quelli di Gurren Lagann. Somiglianze con vecchi trailer di Verum, volevo dire Versus 13 a parte, che mi sembrano scontate visto chi c'è dietro a tutto questo, la narrazione torna alla voce iniziale, che dice che se però lasciamo questo mondo alle spalle o indietro, non dovremo aspettarci di tornare a quello dal quale proveniamo. Ed eccoli lì in piccionaia a godersi il combattimento, il maestro dei maestri e quello che, presumibilmente, dovrebbe essere l'uscio. Non sappiamo ovviamente né perché, né come, né quando, né cosa diavolo abbiano in mente. E chissà per quanto altro tempo ancora non lo sapremo. Logo Kingdom Hearts 4, sipario. Anzi no, Pippo e Paperino. Bene, ci sono. Quindi Kingdom Hearts continua ad essere il videogioco effetto nostalgia sulla nostra infanzia, come a volte personalmente non vorrei che fosse, ma mi rendo conto che è più che giusto che sia. Dapprima, ingenuamente, ho pensato che il fuoco e la parlata, un po' da Yakuza per così dire, fosse quella di Lee o Axel alle loro spalle, perché lo sapete quanto amo quel personaggio e quanto vorrei vederlo. Tra l'altro la sua storia con Isa è ancora irrisolta, ma poi ho visto che anche le conferme della stampa nipponica dicono che quello sia Ade. Sensato. Pippo e Paperino sono negli inferi che probabilmente cercano il modo per accedere al mondo o ai mondi dell'aldilà, per trovare il loro amico di mille avventure, Sora. Ade potrebbe in effetti essere d'aiuto nell'impresa, ma chissà a quale prezzo. Magic in the making, il nuovo claim della saga. Sipario, stavolta, per davvero. Ovviamente nessuna data, ma aspettarselo era davvero troppo da sognatori. Bene, signori, le teorie le ho snocciolate via via che analizzavo il trailer, quindi non mi resta che lasciarvi con un mio personale commento. Ma prima voglio soffermarmi su una cosa che mi ha
particolarmente colpito. Una cosa che mi ha messo particolare ansia, devo dire, e che stranamente non sembra aver colpito altri. O almeno personalmente non ho letto nulla a riguardo in giro. Ma ci avete fatto caso che Sora non spiccica una parola? Non è muto, intendiamoci. Lo sentiamo emettere un gemito di sforzo mentre con la catena regale si aggancia ad un palo per lanciarsi contro il Darkseid. Ma per il resto, sia con Strelizia che soprattutto nella scena in cui sembra perfino faticare ad evocare il Keyblade senza dire nulla, non dice, appunto, nulla. La cosa mi colpisce perché non stiamo parlando di un trailer muto come ci è capitato di vedere in passato. Mi viene in mente uno su tutti, il primo teaser di Bird by Sleep, che altro non era che un finale segreto di Kingdom Hearts Final Mix. Trailer nel quale nessuno era doppiato, ma i dialoghi erano visibili sotto forma di sottotitoli. Qui invece parlano tutti. Tutti tranne Sora, che, ripeto, emette un gemito, quindi la voce ce l'ha, ma non parla. Come se avesse subito un forte trauma che lo ha privato della capacità di comunicare. Capacità importante per un personaggio come Sora, che, ricordiamolo, è sempre stato un chiacchierone. A costo di sembrare ripetitivo, ci tengo a sottolineare il particolare momento dell'evocazione del Keyblade. Il suo sguardo sembra esprimere una sorta di dolore, anzi, di frustrazione, proprio come se non riuscisse a far qualcosa, a comunicare. Mi torna in mente quel breve momento in cui non riuscì a comunicare in un lontano passato, quando si tramutò in un piccolo Heartless, nel primo Kingdom Hearts. Da quel breve momento scaturirono non poche conseguenze. Chissà questa volta cosa ci attenderà. Bene, adesso che ho finito di esporre un'altra mia teoria, in effetti, concludo, come promesso, con un mio piccolo commento che sento il bisogno di esternare e condividere con tutti voi. Quadratum mi sembra fin troppo seria, grigia e vuota. Ok, le immagini viste girano su Unreal Engine 4 e già sappiamo che il team sta invece lavorando sul 5, ma a me personalmente piaceva che la Shibuya o la Insomnia, vista alla fine di Kingdom Hearts 3 Remind, fosse sì realistica nei dettagli, ma che mantenesse quel colore ultrasaturo o quell'alone di magia tipico della saga. Intendiamoci, io amo le cose serie e cupe, ma se voglio quella roba, mi gioco altro. Kingdom Hearts deve continuare ad essere l'eterna lotta contro il grigiume e il cinismo vuoto della realtà, proprio come nella storia infinita. Quindi mi auguro che queste immagini siano del tutto provvisorie o che facciano da specchio proprio di una realtà grigia e vuota rispetto al mondo che vorremmo per i nostri protagonisti. Dà da pensare però, perché questa serietà e questo realismo si accosterebbero molto bene ad eventuali nuovi mondi provenienti dalle proprietà intellettuali sotto il colosso di Topolino, ovvero Star Wars e, perché no, anche Marvel. San Frantocchio già di per sé è una proprietà intellettuale Marvel, a dirla tutta. Ma no, io sto parlando proprio dei live action dedicati ai Jedi, ai Signori dei Sith e alle varie pellicole dell'MCU. L'indizio che ci porta a pensare che Star Wars possa essere in effetti integrato nei mondi che visiteremo lo abbiamo visto tutti. Chissà cos'altro potrebbe comparire, ma soprattutto chissà come vi accederemo e perché. Indubbiamente la questione del lato chiaro ed oscuro della forza combacia bene con il cuore stesso di Kingdom Hearts, ma sono curiosissimo di vedere come tutto questo verrà integrato. Ma, come sempre, c'è un ma. Io lo dico sempre, lo dico da molto tempo, riguardo Kingdom Hearts. È inutile farsi troppe aspettative. Sicuramente cambieranno molte cose di qui all'uscita, anche solo del prossimo trailer o teaser. Del resto ormai siamo abituati ad avere annunci eoni prima dell'uscita di un gioco, soprattutto quando si parla di Kingdom Hearts. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuti e che lo abbiate trovato interessante.
Ditemi cosa ne pensate di ciò che ho detto nei commenti qua sotto e come sempre vi invito a guardare in descrizione al video per tutti i link ai miei social e al mio Patreon. A tal proposito ci tengo a dire a tutti coloro che mi hanno chiesto la reaction al trailer di ieri che ieri non ho fatto comunque in tempo e non avevo modo di registrarla, ma d'ora in avanti, per coerenza con ciò che ho deciso che il canale sta diventando e sarà in futuro, le reaction non verranno più caricate sul canale, ma saranno caricate su un canale secondario nascosto e potranno essere visibili esclusivamente per i miei Patreon. È un piccolo incentivo che ho pensato per appunto promuovere il mio Patreon e darvi un'ulteriore motivazione a supportarmi tramite quella piattaforma. Se vorrete farne parte, io vi ringrazio e adesso non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Gianni!